Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova parte di Parmalat Platinum, la mia guida in italiano, la parte numero 46, la parte dove siamo pronti per continuare la nostra avventura. Nella scorsa parte abbiamo battuto la nostra undicesima palestra ottenendo la nostra undicesima medaglia e oggi siamo pronti a continuare l'avventura. Prima di iniziare mi sembra di lasciare un like, un commento alla domanda del giorno, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettere mi piace alla pagina Facebook che trovate in descrizione insieme alle regole della Nuzlocke. Allora, sono andato a vedere nella mappa. E lo scorso percorso abbiamo affrontato è stato il percorso 505 e abbiamo molti punti dove possiamo andare. Possiamo andare a est, possiamo andare a sud, possiamo tornare indietro e andare a nord. Però io voglio seguire, come ho sempre fatto, l'ordine numerico dei percorsi. Quindi dopo il 505 c'è il 506 e quindi il 506 si trova a sud, che è questo qua. E quindi noi appunto andiamo verso sud. Non so se è la strada giusta, non so neanche come si prendono, cioè se c'è davvero un ordine per i percorsi, però preferisco sempre seguire l'ordine numerico. Quindi ora ci avventuriamo verso Flamenny City, visto appunto sembrerebbe essere la prossima città. Ripeto, non so se davvero è la prossima città, perché può darsi, come ho già detto, però lo ripeto, che si possa seguire anche l'ordine che uno preferisce, quindi non sia per forza questo l'ordine obbligatorio dei percorsi da seguire. Però comunque troviamo l'MT33, vediamo al volo così cosa contiene. Riflesso, alcuni MT mi sa che si ripetono, perché mi pare il riflesso l'avevo già ottenuta. Guardate, è bello. Oh, se non avete ancora un Paimon di tipo fuoco, Grovyle è davvero una buona scelta, buona buona davvero. Perché Arcanine poi è forte, cioè è molto forte, penso lo sappiate anche da soli che sia forte. Comunque, ho visto anche da serie di altri, non mi sono spoilerato niente, però ho visto un po' quante parti dovrebbero mancare e tra una decina, quindicina di parti questa serie o girerà al termine. Sinceramente mi dispiace perché ci sono affezionato a questa. Oh, Flamenny Woods, ci sono affezionato, dicevo, a questa serie, quindi il bosco di Flamenny, un altro bosco da affrontare. Pensate voi, a quanto pare qui ci sono tanti Paimon di tipo fuoco, quindi penso che la palestra sarà di tipo fuoco. Io però qui è una rottura, perché essendo la palestra di tipo fuoco, a parte noi abbiamo Earthquake dalla nostra, Terremoto e Super Flash, però io è di tipo Erba, quindi insomma non vorrei rischiarmela, non vorrei davvero rischiarmela. Growlithe, anche qui, ammettiamo per morire, scusatemi, tanto. Deve fare semplicemente 60, poi lo amo e metto Poseidon, tranquilli. Che a quanto pare se la palestra è davvero tipo fuoco, Poseidon 3 secondi e la sconfiggiamo. Allora, troviamo anche un bel po' di strumenti utili, tipo la piattaforma fire serve per far evolvere appunto Growlithe in Arcanine o Vulpix. Questo ci... no, perché non ho posti di squadra, ma ragazzi, se non avete un Paimon tipo fuoco, questo Paimon è il Paimon che fa per voi. Io ho lo starter Lizard, ma questo Paimon che è l'Arvesta e si vuole il Volcarona, è davvero un Paimon fortissimo che fa per voi. Quindi per chi non ha ancora un Paimon tipo fuoco in squadra, consiglio vivamente Volcarona. Cioè l'Arvesta, l'Arvesta prendetelo, perché Volcarona è uno dei Paimon tipo fuoco più forti che ci sono, non starter ovviamente. Carcoal, Carbonella, oh, ma che bella cosa, questa la diamo instant proprio, senza pensarci due volte, a Lizard, che non mi ricordo neanche che strumento aveva. Leftovers, sì, la switchiamo. Per chi non sa, Carbonella potenzia le mosse tipo fuoco. Leftovers se lo darò a Osvaldo se ce ne sarà bisogno, ma non so, vedremo. Se non sbaglio ho addirittura due gelomai io, quindi potrei dare... Boh, vabbè, poi vedremo ragazzi. Perché ve l'ho detto anche nella scorsa parte, ho in mente di usare, di fare un moveset abbastanza particolare a Osvaldo. Però appunto, prima devo arrivare al centro commerciale dove vendono queste determinate mosse che voglio insegnargli. E che sono tre, e in più la quarta, boh, consigliatemi voi nei commenti, una mossa da dare a Osvaldo buona, tre non c'ha scelte, una no. Ok, curiamo io. A sto punto ragazzi, no, lascio io perché tanto non lo userò, cioè in palestra non lo userò, perché se è tipo fuoco io in palestra è assolutamente sconsigliato.
consigliato da me. Se arrivo fuori, penso, però. Cioè, la città si chiama Flaming City, no? Prima c'è questo bosco e piano parliamo di tipo fuoco. Un po' di dubbi mi vengono, sinceramente. Comunque, tutto questo si sta allenando anche Osvaldo e sono molto contento. Sì, ma per la Lega mi sa che sarò costretto a fare qualche allenamento perché se no perdiamo di brutto, eh. E meglio di no. No, ma non lo curo io, dai. Beh, già finito? A quanto pare sì, ma su quest'albero si può usare botte in testa, tipo una roba del genere? No. Questi strumenti nascosti non ce n'è mai, non so come mai. È già finito? Chi è? Bella! Finalmente ci incontriamo ancora, ho allenato molto, mi sono allenata molto e voglio testare me stessa contro te ancora una volta. Ok, parte la sfida con Perla, che se vi ricordate abbiamo incontrato 3 o 4 frati fa, insieme a Yellow. Venusaur? No, Lizard è già a un livello alto. No, però è meglio mettere Lizard, sinceramente. Che comunque ragazzi, no vabbè non ve lo dico, vi do solo un assaggino. Ho in mente una nuova serie da portare sul canale, do finita Light Platinum, e spero vi piacerà. E sarà sempre una di queste qua, cioè non niente di tanto impegnativo. A parte io sono buono a cambiare idea da un momento all'altro, però. Grazie per la battaglia, io spero che continueremo a rimanere rivali nella regione di Lauren. Ci vediamo. Buon. Siamo arrivati. Ah, Route 506, se sempre Route 506. Flamini Boots. Che appunto ci siamo appena usciti. Cosa? Sì. Flamini City. Io spero di non essere già arrivata a Flamini City. Se no davvero sta parte la devo fare da poco. Qui che. Ma c'è solo Growlithe? Ma a quanto pare sì, scusatemi per curiosità, eh. E a quanto pare? Boh. Eh sì, siamo già arrivati a quanto ci pare, vabbè, la esploro. Flamini City, la più calda città di Lauren. Oh, che bello. Te sei un tipo sospetto, ma ti parlo dopo. Intanto andiamoci a curare i Farman. Qua? Ora un. Ah, poi Ball Factory. Ora con calma esploro tutto. Qui c'è la palestra, che è di tipo acciaio? No, fuoco. No, allora, perché ho visto un Iron davanti e ho detto, stai a vedere che ho sbagliato. E in realtà è di tipo acciaio e non di tipo fuoco. Allora, intanto andiamo a curarci i Foemon. Poi nella prossima parte, quando fa, affronteremo la palestra. Già un'altra palestra, cioè vi rendete conto? Io sto affrontando una palestra dietro l'altra. Teoricamente, se solo avessi iniziato a viaggiare per questa città nella scorsa parte, sicuramente in questa parte avrei già affrontato con la palestra. Però, ovviamente, no. Ovviamente, no. E direi appunto di andare a esplorare questa città. Allora, da dove partiamo? Parto in alto a sinistra. Che c'è questo tipo e. A sinistra che percorso c'è? Ah, ok, no, qui c'è sto artello. Che percorso è questo? Route 507, per l'amor di Dio, ci andremo poi. Ci andremo fuori, guardate lì che bug lì su quel tetto. Vabbè, poco male. Te! Allora, ah, il professor Ellie, non lo conoscevo. E infatti, finalmente sei arrivato a Flaming City. Ti stavo aspettando. Come puoi vedere, questa città è infestata dagli Iron. Vengono dal Monte Vulcano, dove c'è una sovrappopolazione. Il capolista di questa palestra, è nel Monte Vulcano e li sta studiando. Ma io so che tu. No, questa non l'ho capita. Un supervillente, ma non so cosa. Ah, io sono anche l'allenatore di Pokémon e voglio testarmi contro di te. Pure professore, benissimo. Quindi c'è da andare dal capo palestra. Quindi vorrei far veloce magari, perché da essere una parte che stava per finire da un momento all'altro è diventata una parte che insomma c'è da fare, perché non so quanto è ampio sto monte vulcano. Manetake. Metto io. E sì, Earthquake buono, ma Gigadrain glielo devo togliere perché fa davvero schifo. Ora, sinceramente lascio Rayearth. Ah, ok, meno male non abbiamo mosso tipo fuoco, ragazzi, perché. Altaria metto Poseidon. Che c'ha gelo raggio. Ice Beam. Mamma, io cambio posizione per l'Ice Beam, perché sennò mi affondo sempre. Ok. No, se il suo evento sono il gym leader.
Questa, non ho capito questa cosa del super repellente. Nel dubbio, guarda, scusami, vado a comprare un attimo un super repellente. E magari la città la esploriamo nella prossima parte. Dopo appunto aver battuto il capopalestra. Un super repellente, almeno uno lo compro, perché se poi non ce li ho e mi serve. Ah, ma non ci sono, ok, non so. Boh. Non so che voleva questo super repellente. Forse ce lo devi dare il capopalestra, non ne ho idea. Comunque devi andare al Monte Vulcano e sinceramente non so dove sia. È qua? No, no. Qui c'è una scarpa fighissima. Che sono le terme? Fammi vedere. Hot Spring. Primavera calda. No, vabbè. E qui è allora in alto sicuro perché avevo visto un percorso. Esattamente. Monte Vulcano. Oh, bene. Andiamo a prendere il capopalestra. Ah, ma sono allenatori resti. Allora sta parte la farò durare un po' di più a quanto pare. La farò durare un po' di più. Non so se mi verrà sempre un quarto d'ora, però siamo già a 11 minuti e. Ma fammi lasciare l'isola, dai, non voglio arrivarmi a Paimon per un quilava del cavolo. Olè. Te sei un allenatore? Non lo so. Nel dubbio non ti parlo. Ultra Ball, boh, da un'altra. Alla fine delle sprint devo vedere quante ultra ball ho perché sono tantissime. Uno, io non ti voglio affrontare. Torkoal. Dai, vabbè, t'affronto giù. T'affronto. Gigadrain. Oh, bravo, Ier. Vedi, così devi far fuori. Gigadrain e ciao. Gigadrain e ciao. Bene. Te non sei allenatrice. Te non mi sfidi. Laggiù c'è qualcosa. Scusami, Miella. Ah no, non mi fanno accedere qui. Vabbè. Che figata, no? Qui devo fare lo screenshot, è troppo figo. Alla vita abbiamo due revive. Sì, forse in questa parte avrei dovuto esplorare la città nella prossima fare questa cosa qua. Però ho invertito le cose giù. Anche ai fini della guida, nel senso se uno vuole sapere come si sblocca la quest del capopalestra, va bene la prossima parte, non certo questa. Allora. Non so neanche come ha fatto pure il capolestra per la Rona, quindi. Numel, fighissimo, un Paimon fantastico, adoro. Firestone, un'altra. Due nell'arco di una puntata dobbiamo trovare. Vieni bello, vieni, che ti ho fuori. Guarda chi è. Chi si vede? Sì, io lo so, ho usato Crunch e non è molto efficace, ma non volevo consumare gli Earthquake. Che vedete così mi servono molto di più. Io fai 61 e lo switchiamo. Di brutto lo switchiamo e mettiamo Anubis primo o anche Thor. Ormai ho messo Anubis e Anubis ci rimane. Ripeto, il capolista non ho la minima idea di dove sia o come possa essere fatto. Ah, nella scorsa parte abbiamo insegnato Ice Smash, che a sto punto non so cosa serva. Forse servirà più avanti, non lo so. Io comunque nel dubbio gliel'ho insegnato Anubis. Non lo so, sinceramente non ne ho idea. Forse se uno, non lo so, cambiava, non seguiva più quello che ho seguito io. O cambiava il tipo, ha detto di più a super repellenti, vai. Per qui ogni 3 passi si incontra un Paimon. Non c'ho neanche la fune di fuga. Non c'ho un cavolo. Ah, ogni 3 passi si incontra davvero un Paimon qua, eh. Non so se stava un caso o no. Non sarai sicuramente capo. Mamma mia, e il capo qual è? Il capo palestra? Non si sa. Ah no. Ok, meno male, pensavo attaccasse prima lui. Il capo palestra non ho davvero idea. Di dove possa essere. Io spero non sia questa la palestra, che se abbiamo visto c'è la palestra di là, è che tutti questi allenatori mi sembrano un po' strani. Mamma mia, ragazzi. Ok, lì. Ah, solo per perdere tempo li fanno sti bivi del cavolo. Oh, poi. Oh, da. Ma qui ovunque si incontra Paimon nell'erba, fuori dall'erba. Oh, dovresti essere te, bello mio, eh. Dovresti essere te. A quanto pare. Oh. Ciao, ci siamo incontrati a Zeya al Marfany Lake. Vuoi darmi un super repellente? No. E dove lo piglio il super repellente? Ok, non ce l'avevo, ma gliel'ho dato non so come.
Ha funzionato perfettamente. Ora torniamo alla palestra. Non ce l'avevo, ma gliel'ho dato. Benissimo. Bene. Ah, ok, Super Flat serviva per cacciare gli iron. Ma comunque, vabbè. Allora, qua sto andando avanti perché, esatto, c'è uno strumento che non so quale sia, ma a quanto pare deve essere raro, perché... Spero una caramella rara. No, MT38, che contiene, cari miei, Fire Blast, che non sarebbe neanche male, ce l'avevo già. Ora vediamo se segnala Lizard. Comunque... Da matrizzare tutto like, commentare, iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto, noi ci vediamo alla prossima parte di Palmolet Platinum, dove continueremo la nostra avventura e batteremo, a quanto pare, una nuova palestra. Quindi, ciao a tutti!